La gelosia è uno dei sentimenti più irrazionali e forti che l'essere umano possa provare. Nasce sempre con l'amore, ma ahimè, non sempre muore con lui. Come geloso, io soffro 4 volte. Perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l'altro e perché mi lascio soggiogare da una banalità. Insomma, soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri. Io ho la gelosia retroattiva, attiva ed interattiva. Eh sì, il geloso è un fastidio per gli altri, ma ricordatevi, è un tormento prima di tutto per se stesso. La persona gelosa non è mai gelosa di ciò che vede. Ciò che immagina è sufficiente, pensate un po'. La vera gelosia scatta, per esempio, quando qualcuno fa ridere la persona amata meglio di quanto ci riesca tu. Madonna! Spesso la gelosia non è che un presentimento e magari poi viene anche concretizzato. Ed infine concludo dicendo che si è veramente guariti di una donna solo quando non si è neppure più curiosi di sapere con chi ci ha dimenticato.